educatrice. Considero una vera grazia l'essere stata abituata da lei, madre mia cara, a superare le mie paure. Talvolta lei mi mandava da sola a cercare un oggetto in una camera lontana. Se non fossi stata così ben diretta, sarei diventata molto paurosa mentre adesso sono davvero difficilmente spaventabile. A volte mi domando come lei abbia potuto educarmi con tanto amore e tanta delicatezza, eppure senza viziarmi, perché infatti lei non mi passava una sola imperfezione, mai mi faceva un rimprovero senza ragione, ma neppure ritornava mai su una cosa che avesse deciso. Lo sapevo così bene. Che non avrei potuto né voluto fare un solo passo se lei me lo avesse proibito. Papà stesso era obbligato a conformarsi alla di lei volontà. Senza il consenso di Paolina non andavo a passeggio. E quando papà mi diceva di andare con lui, gli rispondevo: Paolina non vuole. Allora lui veniva a chiedere grazia per me, e qualche volta per fargli piacere, Paolina diceva di sì. Ma Teresina, vedendo dalla sua espressione che non lo diceva volentieri, si metteva a piangere, senza accettar consolazioni, finché Paolina non consentisse e non l'abbracciasse di buon cuore. Quando Teresina era ammalata, il che le accadeva ad ogni inverno, è impossibile dire con quale tenerezza materna veniva curata. Paolina la faceva star nel suo letto, favore impareggiabile e poi le dava tutto quel che poteva desiderare. Un giorno Paolina tirò fuori da sotto il traversino un bel temperino che le apparteneva, e regalandolo alla sua figliolina la lasciò immersa in un rapimento indescrivibile. «Ah, oh, Paolina!» esclamai. «Mi vuoi proprio tanto bene, poiché per me ti privi del tuo bel temperino con una stella di madreperla. Ma se mi vuoi così bene... Faresti anche il sacrificio del tuo orologio per impedirmi di morire? Non solo darei il mio orologio per non farti morire, ma ne farei subito il sacrificio anche soltanto per vederti guarire presto? Ascoltando queste sue parole, il mio stupore e la mia riconoscenza erano così grandi da non potersi esprimere. In estate talvolta soffrivo di oppressione. Paolina mi curava con tenerezza. Per distrarmi, ed era la miglior medicina, mi portava a spasso in carriola per tutto il giardino. Poi, dopo avermi fatto scendere, metteva al mio posto una pianta di pratoline che rimorchiava con cerimoniosa precauzione fino alla mia aiuola, ove prendeva posto con gran pompa. Era Paolina a ricevere tutte le mie confidenze intime, che illuminava tutti i miei dubbi. Una volta io mi stupivo del fatto che il buon Dio in paradiso non dia una ugual gloria a tutti gli eletti, e temevo che non tutti fossero felici. Allora Paolina mi disse di andare a prendere il bicchierone da acqua di papà, di mettervi vicino il mio piccolissimo ditale e di riempirli d'acqua. Allora mi chiese quale dei due oggetti fosse più pieno. Le dissi che erano pieni tanto l'uno che l'altro. E sarebbe stato impossibile versarvi più acqua di quella che potevano contenere. La mia cara madre mi fece comprendere allora che il buon Dio dà ai suoi eletti quanta gloria essi possono sostenere e così l'ultimo non avrà nulla da invidiare al primo. Così mettendo alla mia portata le verità più sublimi, essa sapeva dare all'anima mia il nutrimento che le era necessario. Con che gioia ogni anno vedevo giungere la distribuzione dei premi. Anche lì, come sempre, la giustizia era rispettata e non ottenevo che i premi meritati. Sola, in piedi, in mezzo alla nobile assemblea, ascoltavo la mia sentenza, letta dal re di Francia e di Navarra, e il cuore mi batteva forte nel ricevere il premio e la corona. Era per me come. Una figura del giudizio. Immediatamente dopo la distribuzione, la reginetta si toglieva il vestito bianco e si affrettava a vestirla in costume perché potesse prender parte alla grande rappresentazione. Come erano gaie quelle feste di famiglia nel vedere il mio riccarissimo così radioso, ero lontana dal prevedere le croci che dovevano visitarlo. Una visione profetica. Tuttavia, in una visione veramente straordinaria, il buon Dio un giorno mi mostrò la viva immagine della prova che egli ci preparava. Papà si trovava in viaggio da alcuni giorni e ne mancavano ancora due al suo ritorno. Verso le due o le tre del pomeriggio, io mi trovavo sola alla finestra di una soffitta che si affacciava sul giardino. Il sole splendeva in pieno e tutta la natura sembrava in festa. Io, la mente occupata di ridenti pensieri, guardavo lontano quando vidi, fuori della lavanderia che si trovava proprio di fronte alla finestra, un uomo vestito proprio come papà, con la stessa statura e il medesimo portamento. Soltanto questo era molto più curvo. La sua testa era coperta da una specie di fitto velo di tinta incerta, così che non potei vedere il suo volto. Portava un cappello simile a quelli di papà e lo vidi avanzare con passo regolare lungo il recinto del mio giardinetto. Di colpo un senso di soprannaturale spavento mi invase l'animo. Ma riflettei che senza dubbio papà era ritornato e si nascondeva così per farmi una sorpresa. Allora con una voce tremante di emozione chiamai molto forte. Papà! Papà! Ma il misterioso personaggio, non mostrando di udire, continuò la sua camminata regolare senza nemmeno voltarsi. Seguendolo con gli occhi, lo vidi dirigersi verso il boschetto che tagliava a metà il viale grande. E mi attendevo di vederlo ricomparire dal lato opposto, fuori degli alberi. Ma la visione profetica era svanita. Tutto ciò durò un istante, ma si impresse così profondamente nel mio cuore, che oggi, dopo quindici anni, ne ho presenti il ricordo come se avessi ancora la visione dinanzi agli occhi. Maria stava con lei, madre mia, in una camera comunicante con quella in cui io mi trovavo. Avendomi udito chiamare papà, ebbe una impressione di spavento e sentendo, me lo disse dopo, che doveva essere accaduto qualcosa di straordinario, accorse presso di me e, nascondendomi la sua emozione, mi chiese cosa mai mi prendeva per chiamare in quel modo papà che stava ad Alenon. Allora raccontai quel che avevo veduto. Per tranquillizzarmi, Maria mi disse che senza dubbio doveva essere stata Vittoria, che per mettermi paura si era coperta la testa col suo grembiule. Ma essa interrogata assicurò di non essersi mossa dalla cucina. E poi io ero ben sicura di aver veduto un uomo, e avente l'aspetto di papà. Allora andammo tutte e tre dietro il gruppo d'alberi, ma non avendo trovato nessun segno del passaggio di alcuno, lei mi disse di non pensar più a quel fatto. Non pensarvi più non era in mio potere e spesso la mia immaginazione ritornava alla scena misteriosa che avevo veduto. Molto spesso ho cercato di sollevare il velo che me ne nascondeva il senso, poiché ne ho sempre avuto l'intima convinzione. Quella visione aveva un significato che mi si svelerebbe un giorno. Questo giorno si è fatto attendere per molto, molto tempo. Ma dopo quattordici anni il buon Dio ha sollevato egli stesso il velo misterioso. Trovandomi in un giorno di ricreazione presso Suor Maria del Sacro Cuore, parlavamo come sempre delle cose dell'altra vita e dei nostri ricordi d'infanzia, quando le ricordai la visione che avevo avuto all'età di sei anni compiuti. E di colpo, riferendo i dettagli di quella strana visione, comprendemmo insieme ciò che significava. Era proprio papà che avevo visto, papà incurvato per l'età. Era proprio lui che portava sul suo volto venerabile, sulla sua testa incanutita, il segno della sua gloriosa prova. Come il volto adorabile di Gesù che fu velato durante la sua passione, così doveva essere velata la faccia del suo servitore fedele nei giorni del suo dolore, a fine di poter risplendere nella patria celeste accanto al suo Signore, il Verbo Eterno. È dal seno di quella gloria ineffabile, mentre già regnava in cielo, che il nostro Babbo caro ci ha ottenuto la grazia di comprendere la visione che la sua Reginetta aveva avuto in un'età in cui l'illusione non è da temersi. È dal seno della gloria che egli ci ha ottenuto la dolce consolazione di comprendere che dieci anni prima della nostra grande prova, il buon Dio ce la mostrava già, come un padre fa intravedere ai figli l'avvenire glorioso che prepara loro, e si compiace a considerare in anticipo le inestimabili ricchezze che saranno la loro eredità. Ma perché dunque a me il buon Dio ha dato quella luce? Perché ha egli mostrato ad una bambina così piccola una cosa che essa non poteva comprendere? Una cosa che, se l'avesse compresa, l'avrebbe fatta morire di dolore. Perché? È uno di quei misteri che sicuramente capiremo in cielo e che costituirà la nostra eterna ammirazione. Come è buono il buon Dio? Come proporziona le prove alla forza che ci dona? Io, come ho detto... Non avrei mai potuto sopportare nemmeno il pensiero delle amare pene che l'avvenire mi riservava. Non potevo neppure pensare senza fremere che papà potesse morire. Una volta egli era salito su una scala a pioli e, siccome io mi trovavo proprio sotto di essa, egli mi gridò: Scansati, piccola! Se cado ti schiaccio. A sentir questo, provai una rivolta interiore e invece di allontanarmi, mi strinsi alla scala pensando Almeno se papà cade non avrò il dolore di vederlo morire, poiché morirò con lui. Non posso dire quanto amassi papà. Tutto in lui destava la mia ammirazione. Quando egli, come ad una ragazza grande, mi spiegava i suoi pensieri, gli dicevo ingenuamente che senza dubbio se avesse detto quelle cose ai grandi uomini del governo, Essi sì, lo avrebbero preso per farlo re. Ed allora la Francia sarebbe stata felice come non era mai stata. Ma in fondo ero contenta e me lo rimproveravo come un pensiero di egoismo, di essere sola a ben conoscere il mio babbo. Poiché sapevo che se fosse divenuto re di Francia e di Navarra, sarebbe stato infelice, dato che è la sorte di ogni monarca. E poi soprattutto, non sarebbe stato più... Il re mio soltanto. Viaggio a Trouville Avevo sei anni quando papà mi condusse a Trouville. Non dimenticherò più l'impressione che mi fece il mare non potevo impedirmi di guardarlo in continuazione. La sua maestà, i mugiti delle onde, tutto parlava all'anima mia della grandezza e della potenza di Dio. Mi rammento che durante la passeggiata che facemmo sulla spiaggia, un signore e una signora che mi guardavano saltellare allegramente attorno a papà, si avvicinarono per domandargli se io gli appartenevo e dissero che ero una bambina molto graziosa. Papà disse di sì, ma mi accorsi che fece loro cenno di non farmi dei complimenti. Era la prima volta che sentivo dire che ero graziosa e ciò mi fece molto piacere, poiché non me lo credevo. Lei, madre mia cara, aveva così gran cura di non lasciarmi sfiorare da nessuna cosa che potesse offuscare la mia innocenza, soprattutto di non lasciarmi udire nessuna parola, capace di insinuare la vanità nel mio cuore. Siccome io non facevo attenzione che alle sue parole e a quelle di papà, e non ne avevo mai avuto nessun complimento, non detti molta importanza alle parole e agli sguardi ammirativi di quella signora. La sera, allora in cui il sole sembra immergersi nell'immensità dei flutti, lasciandovi un solco luminoso, Andai a sedermi su uno scoglio sola con Paolina. Ricordai in quel momento la storia commovente del solco d'oro e contemplai lungamente quel sentiero di luce, immagine della grazia rischiarante la rotta che la barchetta, dalla graziosa vela bianca, deve percorrere. Accanto a Paolina feci il proposito di non sottrarre mai l'anima mia allo sguardo di Gesù onde potesse vogare in pace verso la patria celeste. Vita di scuola presso le Benedettine La mia vita scorreva tranquilla e felice. L'affetto di cui ero circondata ai Buissonni mi faceva crescere, per così dire, ma evidentemente ero ormai abbastanza grande per incominciare a lottare, per incominciare a conoscere il mondo e le miserie di cui è colmo. Quando Leonia uscì dal collegio e io la sostituii alla abbazia, avevo otto anni e mezzo. Ho sentito dire spesso che gli anni di collegio sono il periodo migliore, più dolce della vita, ma per me non fu così. I cinque anni che vi passai furono i miei più tristi. Se non avessi avuto presso di me Celina carissima, non avrei potuto rimanervi un solo mese senza cadere ammalata. Il povero fiorellino era abituato a immergere le radici in un terreno scelto, fatto apposta per lui. Perciò gli parve molto duro il trovarsi in mezzo a fiori di ogni sorta, anche dalle radici assai poco delicate. E di essere obbligato a trarre da un terreno comune il succo necessario alla sua sussistenza. Lei, madre cara, mi aveva istruita così bene che, entrando al semiconvitto, mi trovai ad essere la più progredita tra le bambine della mia età e fui messa in una classe di alunne tutte più grandi di me. Una di esse aveva tredici anni compiuti ed era poco intelligente, ma sapeva tuttavia farsi valere presso le compagne ed anche presso le insegnanti. Vedendomi tanto più piccola, esser quasi sempre la prima della classe e ben voluta da tutte le religiose, sentì per me senza dubbio una invidia del tutto perdonabile ad una collegiale e in mille modi mi fece pagare i miei piccoli successi. Con il mio temperamento timido e delicato, io non sapevo difendermi e mi contentavo di piangere in silenzio, senza lamentarmi neppure con lei di quel che pativo. Ma non avevo abbastanza virtù. Per innalzarmi al di sopra di queste miserie della vita, e il mio povero coricino soffriva molto. Fortunatamente ogni sera ritrovavo il focolare paterno e il mio cuore si dilatava. Saltavo sulle ginocchia del mio re a dirgli i punti che mi erano stati dati, e il suo bacio mi faceva dimenticare tutte le pene. Con qual gioia annunziai il risultato del mio primo saggio, un componimento di storia sacra. Non avendo saputo il nome del padre di Mosè, mi mancava un solo punto per avere il massimo, ma ero ugualmente la prima, e ne riportai una bella decorazione d'argento. In ricompensa, papà mi dette una bella monetina da quattro soldi, che io riposi in una scatola, destinata poi a ricevere quasi ogni giovedì un'altra moneta sempre dello stesso valore. In quel salvadanaio io attingevo quando in certe grandi feste volevo dare una elemosina di mia tasca alla questua per la propagazione della fede o altre opere simili. Paolina, estasiata per il successo della sua piccola allieva, le regalò un bel cerchio per incoraggiarla ad essere sempre molto studiosa. La povera bambina aveva veramente bisogno di queste gioie della famiglia, perché senza di esse la vita di collegio. Sarebbe stata troppo dura, le cugine. Guerin. Nel pomeriggio di ogni giovedì avevamo ricreazione, ma non era come le ricreazioni di Paolina. Non stavo sul belvedere con papà. Bisognava giocare non con la mia Celina, cosa che mi piaceva molto quando ero sola con lei, ma con le mie cuginette, con le bambine di altre famiglie, come le piccole Maudelonde. Per me era una vera pena. Non sapendo giocare come le altre bambine, non ero una compagna piacevole. Tuttavia facevo del mio meglio per imitare le altre, senza riuscirvi e mi annoiavo molto, soprattutto quando dovevamo passare tutto un pomeriggio a ballare la quadriglia. La sola cosa che mi piaceva era di recarci al giardino della stella. Lì ero la prima ad arrivare, cogliendo fiori a profusione, e siccome sapevo trovare i più carini, eccitavo l'invidia delle mie compagne. Ciò che anche mi piaceva era di rimanere sola, se per caso accadeva, con la piccola Maria. Quando non vi era Celina Modelonde a trascinarla a giochi comuni, essa mi lasciava libera di scegliere il gioco ed io ne sceglievo uno del tutto nuovo. Maria e Teresa diventavano due eremiti, aventi solo una capanna e un piccolo campo di grano e pochi ortaggi da coltivare. La loro vita scorriva in continua orazione, cioè. Uno dei due solitari sostituiva l'altro nella preghiera, quando questi doveva occuparsi della vita attiva. Tutto veniva eseguito con un accordo, un silenzio e maniere così religiose che era una perfezione. Quando zia veniva a prenderci per la passeggiata, il nostro gioco continuava anche per via. I due eremiti recitavano insieme il rosario, servendosi delle dita per non svelare la loro pietà al pubblico indiscreto. Ma un giorno il più giovane dei solitari ebbe una dimenticanza. Avendo ricevuto un pasticcino per la sua merenda, prima di mangiarlo fece un gran segno di croce, il che fece ridere tutti i profani del secolo. Maria ed io eravamo sempre dello stesso parere. Avevamo talmente gli stessi gusti che una volta la nostra unione delle volontà Passò i limiti. Un giorno, nel tornare dalla abbazia, dissi a Maria, Conducimi, che io ora chiudo gli occhi. Voglio chiuderli anch'io, mi rispose lei. Detto, fatto. Senza discussioni, ognuna fece la sua volontà. Stavamo su un marciapiede e non vi era da temere le carrozze. Ma dopo una piacevole passeggiata di qualche minuto... Avendo assaporato le delizie di camminare senza vederci, le due piccole stordite andarono a cadere insieme su delle casse che si trovavano davanti alla porta di un negozio, o piuttosto le fecero cadere. Il negoziante ne uscì tutto in collera per raccogliere la sua merce, mentre le due cieche volontarie, rialzatesi da sole, si allontanavano a grandi passi e con gli occhi spalancati. Ascoltando i giusti rimproveri di Giovanna, inquieta quanto il bottegaio. Perciò, da quel giorno, Giovanna, per punirci, decise di separarci. Così Maria e Celina andarono insieme mentre io camminavo con lei. Questo mise fine alla nostra troppo grande unione di volontà. E non fu un male per le nostre maggiori, le quali non erano invece mai dello stesso parere e si bisticciavano per tutto il tragitto. Così la pace divenne completa. I rapporti con Celina Non ho ancora detto nulla dei miei rapporti intimi con Celina. Se dovessi raccontar tutto non arriverei a finire. All'isieu le parti si erano invertite. Celina era divenuta un furbo folletto e Teresa non era più che una ragazzina molto mite, eccessivamente facile a piangere. Ciò non impediva che Celina e Teresa si volessero sempre più bene. Talvolta vi erano delle piccole discussioni, ma non erano gravi, e in fondo le due sorelle avevano sempre lo stesso parere. Posso dire che la mia sorellina carissima non mi ha fatto mai dispiacere, ma è stata per me raggio di sole, rasserenandomi e consolandomi sempre. Chi potrà dire con quale coraggio essa prendeva le mie difese quando all'abbazia venivo accusata? Si prendeva tanta cura della mia salute, da darmi anche fastidio qualche volta. Ciò che non mi infastidiva mai era di vederla giocare. Sistemava tutta la schiera delle nostre bambole e faceva loro lezione come un'abile maestra. Soltanto aveva cura che le sue figliole fossero sempre buone, mentre le mie spesso venivano messe al cantone per la loro cattiva condotta. Essa mi ripeteva tutte le cose nuove che le avevano insegnato in classe, il che mi divertiva molto e la riguardavo come un pozzo di scienza. Mi avevano dato il titolo di figlietta di Celina, perciò quando era inquieta con me, il suo maggior segno di scontento era di dirmi: Non sei più la mia figlietta, è finito, me lo ricorderò sempre. Allora non mi rimaneva che piangere come una maddalena, supplicandola di considerarmi ancora come la sua figliolina, e poco dopo lei mi abbracciava e mi prometteva di dimenticare tutto. Per consolarmi Celina prendeva una delle sue bambole e le diceva Mia cara, abbraccia tua zia. Una volta la bambola ebbe tanta fretta di abbracciarmi teneramente, che mi infilò i suoi due braccini nel naso. Celina, che non lo aveva fatto apposta, mi guardava stupefatta con la bambola sospesa al naso. Ma la zia non stette molto per respingere l'abbraccio troppo tenero della nipote e si mise a ridere cordialmente di un'avventura così singolare. Era una cosa molto divertente, vederci comperare le strenne insieme allo stesso bazar e ce le nascondavamo accuratamente l'una all'altra. Avendo dieci soldi da spendere, ci occorrevano almeno cinque o sei oggetti diversi e facevamo a chi comperava le cose più belle. Entusiaste dei nostri acquisti, aspettavamo ansiosamente il primo dell'anno per offrirci reciprocamente i nostri magnifici regali. Quella di noi che si svegliava per prima si affrettava ad augurare il buon anno all'altra. Poi ci offrivamo le strenne ed ognuna si estasiava sui tesori acquistati per dieci soldi. Quei regalini ci facevano quasi lo stesso piacere che le belle strenne dello zio e del resto non costituivano che il principio delle nostre gioie. Quel giorno, il capodanno, eravamo vestite e pronte molto presto e stavamo tutti in vedetta per saltare al collo di papà appena usciva dalla sua camera. I nostri gridi di gioia risuonavano in tutta la casa e il povero bambino sembrava felice di vederci così contente. Le strenne che Maria e Paolina regalavano alle loro figlioline non erano di grande valore, ma erano ugualmente causa di grande gioia. E ciò perché noi, a quell'età, non eravamo stanche e la nostra anima in tutta la sua freschezza si apriva come un fiore felice di ricevere la rugiada mattutina. La medesima brezza faceva oscillare le nostre corolle e quel che causava gioia o pena ad una di noi ne causava anche all'altra. Sì, le nostre gioie erano proprio comuni e lo sentii molto nel bel giorno della prima comunione della mia celina carissima. Io Avendo solo sette anni non andavo ancora all'abbazia, ma ho conservato in cuore il dolcissimo ricordo della preparazione che lei, madre cara, fece fare a Celina. Ogni sera se la prendeva sulle ginocchia e le parlava della grande azione che stava per compiere. Io ascoltavo, avida di prepararmi anch'io, ma spesso mi si diceva di andarmene perché ero ancora troppo piccola. Allora il mio cuore era molto triste e pensavo che quattro anni non sono troppi per prepararsi a ricevere il buon Dio. Una sera la intesi dire che dopo la prima comunione bisogna incominciare una vita nuova e subito mi risolvetti a non aspettare quel giorno, ma a incominciare una nuova vita insieme a Celina. Non avevo mai sentito tanto di amarla, come durante il suo ritiro di tre giorni. Era la prima volta che in vita mia mi trovavo lontana da lei, che non dormivo nel suo letto. Il primo giorno, dimenticando che essa non sarebbe ritornata, avevo conservato per mangiarlo con lei un mazzetto di ciliegie che papà mi aveva comperato e, non vedendola giungere, ne ebbi molto dispiacere. Papà mi consolò dicendomi che mi avrebbe condotto l'indomani al collegio per vedere la mia celina e che le avrei portato un altro mazzetto di ciliegie. Il giorno della prima comunione di Celina mi lasciò un'impressione simile a quello della mia. Svegliandomi al mattino, sola sola nel lettone a due posti, mi sentii inondata di gioia. Pensai, è oggi il gran giorno è arrivato, e non mi stancavo di ripetermelo. Mi sembrava di essere io a far la prima comunione. Credo di aver ricevuto grandi grazie in quel giorno. E lo considero come uno dei più belli della mia vita. Paolina entra al Carmelo. Sono ritornata un poco indietro per rammentare quel delizioso e dolce ricordo. Adesso devo parlare della prova dolorosa che venne a spezzare il cuore della piccola Teresa quando Gesù le rapì la sua cara mamma e la sua Paolina, così teneramente amata. Un giorno avevo detto a Paolina che avrei voluto farmi eremita, andarmene con lei in un deserto lontano, ed essa mi aveva risposto che il mio desiderio era il suo. Ma che lei aspetterebbe che io fossi abbastanza grande per partire. Indubbiamente questo non era stato detto sul serio, ma Teresina lo aveva preso sul serio. Perciò, qual non fu il suo dolore nell'ascoltare un giorno la sua cara Paolina che parlava con Maria della prossima sua entrata al Carmelo? Io non sapevo cosa fosse il Carmelo, ma capivo che Paolina stava per lasciarmi, per entrare in un convento. Capivo che non mi avrebbe aspettato. E che stavo per perdere la mia seconda madre. Ah, come dire l'angoscia del mio cuore. In un attimo compresi cos'è la vita. Fino allora non l'avevo veduta tanto triste. Ma allora mi apparvi in tutta la sua realtà. Vidi come non è altro che una sofferenza ed una separazione continua. Versai lacrime amarissime perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio. Ero debole. Così debole che considero una grande grazia l'aver potuto sopportare una prova che sembrava essere proprio al di sopra delle mie forze. Se avessi saputo a poco a poco della partenza di Paolina, forse non avrei sofferto tanto, ma avendolo saputo di sorpresa, fu come se un pugnale mi si fosse confitto in cuore. Ricorderò sempre, madre mia cara, con quale tenerezza lei cercò di consolarmi. Poi mi spiegò la vita del Carmelo, che mi sembrò tanto bella. Ripassando nella mente tutto ciò che lei me ne aveva detto, sentì che il Carmelo era il deserto, ove il buon Dio voleva che andassi a nascondermi. Lo sentì con tal forza che nel mio cuore non rimase nessun dubbio. Non era il sogno di una bambina che si lasci trascinare, ma la certezza di una chiamata divina. Volevo entrare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono esprimere, ma che mi lasciarono una gran pace nell'anima. L'indomani confidai il mio segreto a Paolina, che riguardando i miei desideri come volontà del cielo, mi disse che presto con lei sarei andata a trovare la madre priora del Carmelo e che bisognava dirle ciò che il buon Dio mi faceva sentire. Per quella visita solenne fu scelta una domenica. Il mio imbarazzo fu grande quando seppi che Maria doveva rimanere in parlatorio con me, essendo ancora abbastanza piccola per vederle carmelitane. Dovendo proprio trovare il modo di rimaner sola, ecco ciò che mi venne in mente». Disse a Maria che avendo il privilegio di vedere la madre priora, dovevamo essere molto cortesi e molto educate con lei, perciò dovevamo confidarle i nostri segreti e uscire, ognuna di noi, attorno, per lasciar l'altra sola un momento. Maria mi prese in parola, e malgrado la sua ritrosia a confidar dei segreti che non aveva, rimanemmo sole, l'una dopo l'altra, presso nostra madre. Avendo ascoltato le mie grandi confidenze, madre Maria di San Luigi Gonzaga credette alla mia vocazione, ma mi disse che non si ricevono postulanti di nove anni e che dovevo aspettare di averne sedici. Mi rassegnai, malgrado il mio vivo desiderio di entrare il più presto possibile e di fare la mia prima comunione il giorno della vestizione di Paolina. Nell'occasione di quella visita ricevetti per la seconda volta dei complimenti. Suor Teresa di Sant'Agostino, essendo venuta a vedermi, non si stancava di dire che ero carina. Io non contavo di venire al Carmelo per ricevere delle lodi, perciò, dopo il parlatorio, non cessai di ripetere al buon Dio che era proprio per lui solo che volevo farmi carmelitana. Cercai di approfittare molto della mia Paolina carissima durante le poche settimane che essa rimase ancora nel mondo. Ogni giorno Celina ed io le comperavamo un dolce e delle caramelle, pensando che dopo poco non ne avrebbe mangiati più, e le stavamo sempre alle costole, senza lasciarle un istante di riposo. Infine arrivò il 2 ottobre, giorno di lacrime e di benedizione, nel quale Gesù colse il primo dei suoi fiori, colei che doveva essere la madre di quelle che sarebbero venute a raggiungerla pochi anni dopo. Vedo ancora il posto dove ricevetti l'ultimo bacio di Paolina. Poi la zia ci condusse tutte a messa mentre papà saliva sulla montagna del Carmelo per offrire il suo primo sacrificio. Tutta la famiglia era in lacrime, tanto che vedendoci entrare in chiesa in quel modo, la gente ci guardava con stupore, ma a me non importava nulla e ciò non mi impediva di piangere. Credo che se tutto si fosse sprofondato intorno. Non me ne sarei accorta. Guardavo il bel cielo azzurro e mi stupivo che il sole potesse brillare con tanto splendore, mentre l'anima mia era inondata di tristezza. Forse, madre mia, lei troverà che io esageri il dolore da me provato. Mi rendo ben conto che questo non avrebbe dovuto essere così grande, poiché avevo la speranza di ritrovarla al Carmelo. Ma l'anima mia... Era molto lontana matura. Dovevo passare per molti crogioli prima di raggiungere la meta tanto desiderata. Il 2 ottobre era il giorno stabilito all'abbazia per l'inizio dell'anno scolastico. Dovetti dunque andarci, malgrado la mia tristezza. Nel pomeriggio la zia venne a prenderci per andare al Carmelo, ed io vidi la mia Paolina diletta al di là della grata quanto ho sofferto in quel parlatorio del Carmelo. Poiché scrivo la storia della mia anima, devo dire tutto alla mia madre cara e confesso che le sofferenze che avevano preceduto la sua entrata furono un nulla a paragone di quelle che seguirono. Tutti i giovedì andavamo al Carmelo in famiglia ed io, abituata a intrattenermi cuore a cuore con Paolina, Ottenevo a gran fatica due o tre minuti per me alla fine della visita e ben inteso li passavo a piangere e me ne andavo col cuore a brandelli. Non comprendevo come, per delicatezza verso la zia, lei indirizzasse di preferenza la parola a Giovanna e a Maria invece di parlare con le sue figlioline. Non comprendevo e mi dicevo interiormente, Paolina è perduta per me. È sorprendente vedere quanto la mia mente si sviluppò in mezzo alla sofferenza, e si sviluppò a tal punto che non tardò ad ammalarsi.